laboratorio del Consorzio Molise produttore di molluschi CPMM. Che cosa sta succedendo oggi? Che operazioni state seguendo? Oggi abbiamo preso questa gambata di seme per dimostrare come l'acqua calda ci ha praticamente fatto morire tutto il seme per l'anno prossimo. Abbiamo serie difficoltà per l'annata successiva. Purtroppo l'acqua calda sta diventando un serio problema per noi. Quest'anno avrà raggiunto i 28 gradi l'acqua e per le cozze è molto dannoso. Le cause sono quelle legate ai cambiamenti climatici? Cambiamenti climatici, riscaldamento proprio delle temperature. L'anno scorso era un 30%, quest'anno siamo arrivati a un 80%. Da quanto tempo svolgete questo lavoro? Più di 20 anni, siamo qua. E quando sono cominciate a cambiare le cose? Ma negli ultimi 5 anni, prima con eventi meteo marini molto correnti molto forti, e più ogni estate che andiamo avanti è peggio. Quindi il riscaldamento è un problema, ma anche le correnti durante l'inverno. Correnti molto forti e maltempi molto, molto dannosi. Termini economici che danno però? Danni economici parliamo già, prodotto maturo sto parlando, parliamo già di 300.000 euro. E ci sono problemi per quanto riguarda il riconoscimento di questi danni? Non ho capito bene. Ci sono problemi per quanto riguarda il riconoscimento di questi danni? Sì, sì, non abbiamo fondi, stiamo lottando per... non ci hanno mai dato niente come sostegno a questi eventi qua e stiamo tentando con la regione di avere qualche sussidio, qualcosa, ma sarà difficile. Come si potrebbe invertire la tendenza e tornare ad un mare con una temperatura più accettabile? Non ho capito, scusa, è un po' il rumore del motore. Purtroppo chiaramente siamo soverchiati dai rumori di fondo. Dicevo, quali azioni potremmo mettere in campo per far sì che il mare possa tornare a temperature più accettabili? La prima cosa è il rispetto del mare, senza dubbio. Cercare tutti quanti di fare qualcosa per non avere questi eventi sempre più dannosi. L'unica cosa da parte di tutti è cercare di fare differenziata, di cercare di controllare un po' tutti gli scarichi. Non sappiamo se dipende anche da scarichi che vengono dai fiumi, può anche essere che noi ci facciamo mille domande, però per noi può essere un fattore di temperature, ma possono essere anche altre cause. Tant'è che ho sentito anche i vongolai hanno detto che le loro vongole sono anche morte, quindi si sta distruggendo un po' tutto il nostro lavoro. Grazie.